Il 25 novembre sarà in libreria il suo nuovo libro, La clessidra della vita di Rita Levi Montalcini, edito da Baldini Castoldi Dalai. È presidente della Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus. È un grandissimo onore avere qui con noi stasera il premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Grazie. Grazie, benvenuta. Questo è parlato. Allora, il pubblico è giustamente in piedi. Professoressa, che bello essere così amati, no? È molto bello, è al di sopra di ogni mia possibile previsione. Sia la lunga, la longevità, della quale non so come godo, che dell'affetto che mi onora e mi fa un piacere enorme e sono molto superiore ai miei mesi. Allora, Baldini Castoldi Dalai, La clessidra della vita di Rita Levi Montalcini, scritto insieme a Giuseppina Tripodi, e lei nell'introduzione, ringraziando la curatrice di questo libro, Giuseppina Tripodi, ha detto che ha salvato i suoi scritti, esatto, da una sua voluta distruzione. Perché voleva distruggere i suoi scritti? Perché mi pareva insignificante quel che avevo fatto e scritto. Quindi la mia carissima collaboratrice Giuseppina Tripodi non condivideva questo mio giudizio negativo sulla mia attività svolta, e quindi mi ha stupito, è riuscita a salvare quello che avrei voluto distruggere. Professoressa, l'abbé Pierre nel suo ultimo libro aveva scritto che alla fine della propria vita aveva capito qual era lo scopo della vita e disse: lo scopo della vita è imparare ad amare. Secondo lei qual è lo scopo della vita? No, non è imparare ad amare, è disinteressarsi a noi stessi, interessarsi al mondo che ci circonda. Se si hanno tendenze, come nel mio caso, di aiutare il prossimo, non è l'amare, è capire il mondo e fare il possibile per venire in aiuto a chi ne ha bisogno. Non è solo amare. Lei ha speso tutta la sua vita per gli altri. Ha mai avuto rimpianti nel dire: beh, non ho dedicato abbastanza tempo a me stessa? Non credo che sia giusto dire che ho speso la mia vita per gli altri. La mia vita era tesa, quando ero giovane, al desiderio di andare in Africa con Schweitzer per aiutare i lebbrosi. Non ho potuto realizzarlo. Ma in realtà il mio scopo era la curiosità. Allieva di un grande maestro, Giuseppe Levi, io ero appassionata di quel formidabile organo che è il cervello umano. E quindi è stata la curiosità che mi ha spinto, più che altro, non l'amore. Professoressa, suo padre nel 1901, sì, aprì una fabbrica di ghiaccio, sì, e tra l'altro se la dovette vedere coi venditori di neve, già ci fu anche una vicenda intensa. Ecco, lei nasce in questo contesto, nasce all'inizio del secolo in un contesto in cui il papà appunto vendeva il ghiaccio, una fabbrica di ghiaccio. Come fa lei ad archiviare o a gestire un secolo di ricordi? Li rimuove, li seleziona? Beh, forse l'interesse del mondo come ci circonda ha diretto la mia attività e scientifica e sociale. Non altro, non ho archiviato, tuttavia è stata la carissima amica, dottoressa Giuseppina Tripodi, che ha portato alla luce quello che io intendevo distruggere. Ma lei pensa spesso al passato o pensa solo al futuro? Solo al futuro. Direi che massima il mio interesse. Può sembrare strano che una donna, che una persona che è vissuta quasi un secolo, pensi al futuro, ma a me non interessa affatto sapere come e quando morirò. Quello che può rimanere di me sono i messaggi che io mando, e cioè i messaggi basati sulla conoscenza, non su noi stessi, sul mondo attorno a noi. Professoressa, io non mi sarei mai permesso di entrare sull'aspetto anagrafico, ma lei ha detto da sola quasi un secolo, allora, diciamo, siccome è vero che lei sta per compiere un secolo fra qualche mese, sì, e non è da tutti, insomma, questa esperienza,
com'era il mondo intorno a lei? Quando si alzava al mattino e usciva a Torino di casa, cioè, rispetto a quello che vediamo oggi? No, completamente differente. Era un mondo, diciamo, vittoriano, nel quale dominava la figura maschile, la donna aveva poche possibilità. A questo, io questo l'ho risentito, perché sapevo che le nostre capacità mentali, uomo e donna, sono le stesse. Cioè abbiamo uguali possibilità, differente l'approccio, ma le capacità mentali non differiscono nell'uomo e nella donna. Quindi da bambina ero fortemente risentita del fatto, poniamo, che mio padre, ingegnere, una persona che ci amava fortemente, avesse deciso che noi donne non avevamo, come mio fratello, il privilegio di andare all'università. Questo è stato il motivo del primo incontro vero, sempre obbediente a mio padre. Professoressa, lei nel libro che ancora ricordo, La clessidra della vita, di Rita Levi Montalcini, lei si occupa lungamente del rapporto fra scienza e etica. Ormai di questo rapporto tutti sono d'accordo sulla necessità di un dialogo, però non è detto che l'etica coincida anche con la morale di un certo periodo, un periodo breve della nostra esistenza. Come si concilia invece non tanto il rapporto con l'etica quanto con la morale del tempo in cui lo scienziato vive? Beh, il rapporto è eccellente. Io non vedo difficoltà a realizzare un connubio, diciamo, scientifico ed etico. L'etica è la ricerca della verità, quello è quello, diciamo, la scienza è la ricerca della verità. L'etica è quella che risponde a questo, cioè rispondere a quelle esigenze del momento da un punto di vista di conoscenza prima di tutto e di utilizzo della componente migliore del nostro cervello, che è la componente neocorticale del lobo dell'emisfero. Einstein diceva che lo scienziato non ha il diritto di disinteressarsi di quello che ha scoperto, ma qual è il potere che ha lo scienziato di controllare poi praticamente l'uso delle proprie scoperte? È difficile. Io direi che questo nessuno di noi può sapere come sarà utilizzato. Si può sapere se è stato mal utilizzato a posteriori, ma non a priori. E noi non possiamo prevedere, non lo prevedeva Fermi con la struttura del nucleo, quello che ha portato alla bomba atomica. Quindi nessuno di noi può prevedere. Realmente questo può essere mal utilizzato, non è colpa dello scienziato, ma diciamo della politica e di altre cose che non sono. Ma avrebbe senso, professoressa, porre un limite alla ricerca a priori? No, assurdo. Siamo alla ricerca, che è soltanto il privilegio dell'homo sapiens, non può prevedere come sarà utilizzato. Qualora lo fosse, si può bloccare. Ma la scienza di per sé non può avere il lucchetto. Il lucchetto al cervello sarebbe lucchetto a quello che ha di più alto l'homo sapiens, l'utilizzo cognitivo che non è delle altre specie.